Ciao bellezze, allora, eccomi tornata con un nuovo video. In questo video che sto girando con la fotocamera, quindi tutto dire, mi scuso per il rumore sottofondo, ma l'acquario, sono in soggiorno, la baby sta dormendo in camera, quindi non posso girare, la luce nella stanzetta non è del top, e quindi spero che questa posizione di luce e quant'altro sia un buon compromesso per mostrarvi l'ultimo acquisto. Allora, l'ultimo acquisto quindi si intende appunto un pacco. Innanzitutto voglio ricordarvi di seguirmi su TikTok e su Instagram. Mi trovate come la ragazza con il codino sempre. Lì sono molto più attiva e mi è più facile, carico anche foto mie, la bimba e quant'altro, quindi è molto più, come dire, semplice rispetto ai video che è un po' più difficile a volte caricarli e quant'altro. Veniamo al nocciolo del video. Ho fatto un ordine da Alias Cosmetic, ecco qua, ed è appunto un ordine di La Femme, e ciò vuol dire essenzialmente, per chi conosce il brand, che parliamo di unghie. Ebbene sì, dopo tanto tempo ho deciso di riprendere in mano il mio lavoro, un po' perché è una passione che non è mai smessa, un po' perché amo terribilmente le unghie. E soprattutto perché appunto crescendo la baby adesso posso riprendere un po' la mia vita. Certo è che comunque l'università continuerà e quant'altro, però con un po' molta più lentezza. Intanto io sto aprendo il pacco che mi è appena arrivato, quindi vi lascio immaginare. Ok, allora, mi aspettavo un pacco più piccolino, invece è bello grosso. All'interno abbiamo questo po' di roba, tra cui della plastica che per tipo per i botti, per gli urti. Abbiamo la fattura. Ok, devo dire che ci ha messo pochissimo. L'ho ordinato il 4 e oggi che è 6, calcolando anche sabato e domenica mi è arrivato. No, il 3 l'ho ordinato, è una bugia. Allora, partiamo subito. Ho acquistato questo rotolo di salviette cellulosa 500 pad a 4,72 euro. Indubbiamente, magari da altre parti l'avrei pagato di meno, solo che mi serviva appunto perché tutte le mie cose sono su al nord e quindi io qui non ho niente. Difatti, ho riacquistato anche una lampada giusto per avere una scorta anche qui di cose per necessità. Mi spiego? Ok, perfetto. Quindi i pad 4,72. Poi, oh wow, in questa bustina devo dire mi piace tantissimo il modo in cui hanno impacchettato il tutto, veramente ottimo, cioè non mi aspettavo una cosa così minuziosa, mi aspettavo più una cosa molto scialla, boom, buttata cosa nel pacco, invece no. Allora, qui abbiamo, voglio andare in ordine cercando di la lima a mezzaluna 1,53 euro e questa è una 100-180. Poi abbiamo il cosa dov'è? Dove sei tu? Ah, c'è qua. Credo sia qui. Il bicchierino, e adesso avete capito anche che cos'è, 2,40 euro, avete capito a cosa sto mirando e cosa voglio fare, e quindi niente, avete capito cos'è se esce. Io già avevo un bicchierino, solo che non lo trovo più, quindi alla fine ho detto vabbè, tanto mi servirà un'altra volta. Carino, carino bicchierino. Questo ho pagato 2,40 euro, sì, ve l'ho detto già quanto sono intelligente. Poi questo qua che non so cos'è, aspettate che Daniela se lo apre, sai cos'è? Semplice. Dai, su. Questo è lo Speed Hardener 3 in 1. Ragazzi, non so cosa sia. Mi pare. Ah, sì, questo qua, base è top, praticamente 5,50. Sto mettendo a fuoco tutto questo, io sto correndo a parlare. Ecco qua. Base è top, molto, parecchio liquido. Poi abbiamo l'acid primer. Ah, questo qua costava 5,50.
mentre questo qua, l'acid primer, appunto, costa 6,81. Poi, cos'è questo? Ah, un lime in omaggio, carinissimo, mi piace. Di lime non se ne hanno mai abbastanza, quindi abbiamo questa lima 100-180 normale, quindi una classica lima, carinissimo come pacchetto. Poi abbiamo le dual tips, sono 120 pezzi, queste costate 7,92. Poi qua abbiamo un catalogo che non sto qui a mostrarvi, qua un altro catalogo, oddio, bellissimo. Ok, adoro questa azienda adesso, ovviamente. Poi abbiamo, che cos'è tu? Il Cleary Plus, il gel cleanser, appunto, 4,40. Dovete sapere che è passato un bel po' di tempo da che non lavoro, quindi non sono più aggiornata con i nomi, però alla fine quello è, questo è il cleaner praticamente. Questo costato 4,40. Poi là, il pezzo forte per il quale ho fatto il mio ordine. Rullo di tamburi, mi dite anche ciao bellezze. Ed ecco qua lo starter kit Spheric Acid Gel. Ebbene sì, voglio provare questa tecnica. Allora, wow. Questo appunto è le istruzioni più o meno scritte da loro, il libricino e poi abbiamo tutto il kit. Questo kit adesso costava mi pare 62 euro e comprende appunto un bel po' di cose, quindi è un kit abbastanza completo. Ve lo sto sistemando intanto, ecco qua. Allora, comprende il brush cleanser, poi la Sleep Solution, abbiamo appunto lo Sealer Gel, credo sia così, poi il Bonder Gel, ovviamente il, l'Acrygel Clear in questo caso, e poi adesso abbiamo appunto lo strumento per utilizzare il tutto. Ok, un po' un macello prenderlo da sto coso comunque, ed appunto la spatola con il relativo pennello. Io adoro questi pennelli, sono quella tipo il New Nails che ho, con il quale ho fatto tantissimi corsi e li ho tutti quanti solo i pennelli, quindi vi lascio immaginare che adesso mi devo anche un pochino arrangiare, quindi farò sicuramente dei video. L'ordine principale l'ho fatto per questo kit qui, che secondo me è un kit abbastanza completo per provare questa tecnica. Il resto, che vedete appunto l'acid primer, un altro top e base e quant'altro, sono essenzialmente presi da me a parte, perché dopo tanti anni ho capito che molto spesso le mie unghie hanno bisogno di qualcosa in più, e quindi per non sfruttare al meglio questo kit ho preferito prendere anche il resto, ma non è detto che mi occorrano. Difatti farò un video nel quale appunto seguirò le istruzioni precise proprio del kit e vediamo quanto resistono sulla mia unghia onicofagica, come vedete, e con carenza di calcio e quant'altro, quindi molto problematica, e vi farò sapere. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram per aggiornamenti veloci, magari faccio anche là qualche tip, qualche prova, quindi se siete interessati a questo mondo al quale mi sto riaffacciando ben volentieri, vi lascio appunto tutti i link nell'info box. Un bacione e alla prossima, ciao bellezze.